Va ora in onda 3 minuti con conduce Mirko Zebrone. Pallanuoto italiana protagonista del weekend con nella femminile campione d'Europa Imperia contro Padova, vinto 8-7, e Posillipo ha battuto 11-10 Acqua Chiara nella finale giocatasi ieri. Ne parliamo con Giuseppe Maggi della Calottina Parlante. Ciao Giuseppe. Ciao Mirko. Parliamo subito del match. Va bene, allora, beh, la partita di ieri sera tutto sommato è partita come quella dell'andata, una partenza fulminante da parte del Posillipo con l'Acqua Chiara a ritornare. Qualche piccolo neo a livello arbitrale, vabbè, con quello che riuscivo a vedere io dalla distanza, però metto sempre, diciamo, lascio sempre il dubbio su questo. Comunque l'Acqua Chiara è ritornata al secondo quarto in maniera molto molto fluida, come appunto successo alla partita d'andata. Stavolta però il Posillipo ha dato il secondo strappo, un po' come faceva Pantani ai tempi, quando tirava sui suoi scatti durante le salite delle montagne del Mortirolo, e non sono più riusciti a ritornare su, anche se con qualche brivido di troppo alla fine, con il tiro di Lanzoni parato da Negri all'ultimo possesso disponibile. Senti, c'è stata una cornice di pubblico favolosa, e lo si vedeva dalla televisione. Tu sei stato lì, se ne puoi parlare. Io l'ho vista da dietro le quinte, ho osato solo immaginarlo con i bandieroni di entrambe le squadre che sono scese giù per tutte le due tribune, una da una parte e una dall'altra. Questa è stata una cosa in più rispetto all'andata. L'andata è stato un po', diciamo, un purpurri, c'era pubblico mischiato, era anche quella una cosa abbastanza divertente, cioè beccava un pochettino, ma sempre con rispetto. Mentre stavolta, diciamo, una parte della tribuna è dedicata all'Acqua Chiara, l'altra dedicata al Posillipo, si è, diciamo, messa in piedi questa coreografia, che ancora devo vedere. Dopo andrò sul sito di Rai Sport e vedrò un attimino come diciamo dall'altra parte della barricata. Senti, questi ultimi secondi, io ho annunciato come creatore del progetto La Calottina Parlante, se ne vuoi parlare. Sì, diciamo, è stato un progetto è una parola grossa, diciamo, è un blog nato praticamente da un caso. Ho notato l'anno scorso che a livello di informazioni sul mondo della pallanuoto si è un attimino abbastanza deficitari, ed è se non è tramite organi stampa interni, l'informazione libera, in quanto, diciamo, una persona che si alza la mattina e vuole parlare della pallanuoto non esiste. Diciamo, il mio concetto è quello: dare voce dalla parte, diciamo, del popolo in senso stretto, cioè io vorrei simulare tramite questo blog le classiche chiacchiere da bar, però in maniera un attimino più ampia, senza favori reverenziali per qualcuno, in maniera totalmente libera. Per cui noi diciamo ai nostri ascoltatori, visto che siamo in chiusura, di andare su Facebook e cercare la Calottina Parlante. Ah, sì, sicuramente. Lì ci saranno tutti gli interventi, tutti i video pubblicati, quindi c'è tanto materiale a disposizione. Io ti saluto, siamo in conclusione. Grazie a Giuseppe Maggi. Grazie a te. E appuntamento alla prossima puntata di 3 minuti con.